Ciccioli francesi, bentornati qui dal vostro Tempest. Oggi qua ci troviamo con il sesto episodio della Thousand Week Reich. Oggi sono carico perché bisogna andare a fare un po' di scozzamento ai tedeschi, perché qua la situazione è critica. Sto micrando in una maniera mai vista, mi sto infilando nei buchi proprio hard micring, perché non c'è la fanteria dei Toronto Accord, non è arrivata. Quindi lì non ha deployato fanteria sul mio confine, quindi sto letteralmente micrando 9 divisioni contro tutta la Germania. Però stiamo reggendo. Quindi manteniamo questo ritmo perché? Perché adesso, ragazzi, ci avviciniamo verso 2 divisioni qua a nord, però le mandi per fare copertura. Perché le nostre divisioni, la cosa positiva che sta veramente facendo funzionare tutta la macchina da guerra è che le nostre divisioni sono superiori a quelle tedesche. Anche se semplice fanteria, perché sono superiori? Semplicemente perché la Germania in guerra civile mi pare che ha dei malus sull'esercito. Quindi noi ne approfittiamo, assolutamente, perché sennò saremmo già... Se la Germania fosse stata una Germania vanilla, vi posso assicurare che eravamo già ben che andati. Qua continuiamo però a saccare, perché stanno finendo le divisioni che hanno loro, e vi posso assicurare che abbiamo fatto parecchi danni noi, parecchi ne abbiamo fatti. Quindi diciamo che siamo stati tutt'altro che futili. Caos in Banat, Repubblica of India. Ok. Qua ci muoviamo a nord. Qua ci muoviamo a nord. Garde de distance. Forza. Aspettate un attimo che qua... Continuez d'avancer. Qua adesso muoiono perché sono saccati. Aspetta, che li frego. Aspettate che proviamo a fregarli. Ok, qua siamo belli compatti in frontline. Attaccare. Che questa qua è deorgata. Dovrebbero esplodere adesso. Adesso dovrebbero esplodere. Qua stiamo recuperando il gap di fucili. Più fucili, mio signore. Più fucili. Servono più fucili. Siamo sotto di stab. Non appena arriva a 100 faccio un improved worker condition. Continuiamo a potenziare la fanteria. C'è i fucili. Vabbè, la prossima operazione penso che sia senza scontato. La lanciamo qua a nord. La prossima operazione la lanciamo a nord. La lanciamo a nord. Qui, vabbè, qua è chiusa. Qua devo solo aspettare che esplodino. Che hanno fatto la stand. Perché hanno fatto la stand? Situazione stabile. Ah, ma gli americani sono sbarcati. Gli americani sono quasi arrivati a Berlino. Quindi qua rimane veramente poco. Qua tutta da fare terra bruciata. Qua rimane tutto da fare terra bruciata. Molto bene. Molto bene. Ok, portiamo questa a nord. Bougez-vous. Allez, as bouge. Ok, picchiamoli. Ok, allora proviamo a riprenderci l'Alsazia. Proviamo ad avanzare in Alsazia in Alsazia Lothringen. Autosaving, ok. Ok, facciamo qua l'autosaving. Possiamo avanzare però, quindi possiamo fare così. Molto bene. Molto bene. Possiamo avanzare. Tempo a cavare aperto. Vedo Strasburgo, mio signore. Ah, la ripresa di Strasburgo, yes. Quanto abbiamo di war score? Minchia, siamo la seconda nazione per war score. Siamo una nazione praticamente che si è liberata. Cioè, sta guerra l'abbiamo iniziata come puppet. È stata una signora campagna. Con 9 divisioni, ragazzi, stiamo demolendo la Germania. 9 divisioni, per fare la storia. Strasburgo presa, chiudiamo la Svizzera. Giù, scendere. Operazione militare in Svizzera. Vedo i fiumi. Vedo il Reno. Yes. Vai. Ho preso il Reno. Ah, se vedete voi a volte che mi si apre... Si apre, come si chiama, il menu qua a sinistra dei focus. È perché io lo uso il Q e poter selezionare le cose. Quindi si apre automaticamente qualcosa. Se dà fastidio ditemelo che la prossima
Prossima serie, perché ormai qua siamo già agli sgoccioli. Prossima serie lo rimuoviamo, mio signore. Prossima serie lo rimuoviamo. Capra, gli americani perdono terreno. Quindi, ma non va bene perché ci danno più possibilità di fare war score in modo tale che possiamo gestire la pace come vogliamo noi. Possiamo gestire la pace come vogliamo noi. E qua serve il support equipment perché non l'ho messa a produrre perché eravamo su in stock. Eravamo su in stock. Ora siamo ancora su in stock. Ok, understood. Che possiamo volendo però fare una sacca. Qua in Svizzera abbiamo saccato tutto. Nice. Chiudiamo la Svizzera. Mentre qua al nord possiamo saccare. Aspetta che prendo Francoforte sul Meno. Francoforte sul Meno. Ok. Vai. Procedere. Tu vai dietro. Tu avanza verso Ginevra. Prossimo focus. Facciamo un po' di focus militari, di bonus militari. Qua va bene. Qua va bene. Sto costruendo, eh no, vedi. Ui, però io posso costruire qua. 55. Ci mettiamo un attimo a costruire le militari. Molto bene. Molto, molto bene. Ottimo. Ottimo. Situazione di guerra è positiva. Saccare ancora Stoccarda. Stiamo tenendo noi la frontline, ci cioè stiamo facendo noi i rastrellamenti delle forze rimanenti. Saccate, chiusa. Chiusa. Cancel the Lendlease, ma non ci preoccupa più. Non ci preoccupa più. Venite qua che c'è da chiudere la andiamo a prendere Monaco. Andiamo a prendere Monaco. Infantry expert. Molto bene. Dritti a Monaco. Sono finite le divisioni. Non ne ha più, raga. Non ne hanno più. Ma era scontato che le finissero, eh. Quindi a noi va assolutamente bene così. A noi va assolutamente bene così. Abbiamo saccato tutto, eh. Quanti morti, quanti ne ho uccisi i tedeschi? Cioè, raga, da solo ho fatto 240.000 tedeschi. Quasi quanto l'America. Cioè, diciamo che abbiamo fatto man bassa. Presa Monaco, molto bene. Mi occupo del fronte sud a sto punto. Cercare di chiudere gli ultimi tile. Cerchiamo di chiudere gli ultimi tile. Avanti. Vai a nord. Vai a nord. Molto bene. Saccati. Tutta mano stiamo migrando. Vedo Vienna. Vedo Vienna, vedo Vienna, vedo Vienna. Dai, vai. Forza. Si stanno infilando, li andiamo a saccare. Li stanno infilando, noi li andiamo a saccare subito, subito. Li andiamo a infilare subito, subito. Stacca qua. Muoviti a sinistra. Molto bene, molto bene. Ok.
Ok, presa Vienna, prendi Bratislava. Guarda che sacca che possiamo fare. Qua si possono fare le grandi sacche. Ah, qua per Bratislava hanno divisioni buone. Vai. Vai. Chiudi qua. Aspetta che ho fatto il colpaccio qua. Lasciamo gli americani perché qua c'è più roba. Il malus del fiume. Berlino è caduta. Berlino è caduta. Caduta questa. Come ho detto, c'è una posizione americana. A Breslau. Andiamo a Breslau. Ci l'incappiamo. È finita, ragazzi. È finita. Presa. Posen. Auschwitz. Io non ho visto niente. Signori della Corte Suprema, noi ci dissociamo. Andiamo a Posen. Andiamo qui. Poi c'è Königsberg. Andiamo a prendere purtroppo anche questo. Ausig. Molto bene. Königsberg presa. C'è questo taglio qui. Questi due. Vediamo qua la sacca che dobbiamo fare altre casualità per prendere più score. Great Power Design. Ottimo. Abbiamo altri militari. Mettiamo essere sotto dei fucili, quindi facciamo per forza quelle. Lessons of World Wars. Danzica. Hallestein, Bialberg. Andiamo a 4. Chiudere. Tislit. Buono, ragazzi. Operazioni militari speciali completate. Wow. Che campagna questa in Germania. 9 divisioni per fare la storia. Letteralmente 9 divisioni per fare la storia. La Verstadt è capitolata. Finita. Allora, se non vi dispiace, io con i miei punti li ripiglio, chiedo che è mio. Prendiamo Pas de Calais, la Romandie, l'Alsazia. Espansionismo in Belgio, yes. La Saarland, la Mosa. Sì. Ma in realtà... qua adesso dovranno fare loro i confini, quindi adesso me lo vedrò io. La Slovacca posso papettizzare? No, prendo tutto e papettizzo dopo. Prendo tutto e papettizzo dopo per quanto riguarda la Verstadt. L'Austria hanno già preso la loro roba. L'Olanda chi l'ha presa? Questo che tale è? Holland. L'America. E ha fatto un puppet? Non ho idea. Vabbè, io comunque, se posso, prendo territori. Meno qua nel sud. Per il resto va bene. Dai. Non lascio fare agli Alak Peace Conference. Ora si dovrebbe fissare. Aspettate un attimo. Posso cancellare il focus? No. Ok, va bene. Va bene. Allora, Fate Slovacchia. Democratic Slovacchia. Questo dobbiamo darglielo perché è duccia. Se adesso mi dà la possibilità di creare un Belgio libero, se no la teniamo così. Cioè io la terrei proprio così il confine. Cioè,
abbastanza. Tranne questo che è uno schifo, chiaramente. Figuratevi lì a. Per il resto va bene. Allora, andiamo a 5 perché dopo che facciamo questo focus, non è una 4 più veloce, scherzavo perché non lagga. Noi facciamo Return of the Exile, ragazzuoli. Attenzione. E potenzialmente è finita qua. A meno che non mi si blocca un altro focus. 6 episodi, comunque sono stati degli episodi non male. Cioè, con queste 9 divisioni, ragazzi, sono state letteralmente eroiche. Sono veramente state qualcosa di wow. Sono state qualcosa di wow. Ok, mettiamo tutto qui. Pierre Koenig qui. Possiamo anche scendere giù qua la dottrina di uno. Per il meme. Come aspettare che finisce questo focus? Nel frattempo, vediamo un attimo. Qua stanno rilasciando le nazioni, però. Qua stanno rilasciando le nazioni e volendo si potrebbe anche fissare con. Oh, si è rilasciata la Svizzera. Neutrality forevermore. Il Liechtenstein. Zeckesai, adesso dovrebbero anche discutere riguardo la Germania. Ma dov'è il Liechtenstein? Non vedo nessun tile. Vabbè. Adesso vediamo se liberano la Germania, perché in teoria dovrebbero liberare la Germania. Ok, è arrivato l'evento che si è arresa la Germania, quindi vuol dire che. Ah, ma vedere com'è la situazione in Russia nel frattempo. La situazione in Russia. C'è il Russian Empire di Vladimir I. E poi Perm di Chuikov. Ok. Chuikov. Ok, qua mancano gli ultimi giorni, poi possiamo fare il resto. Per quanto riguarda invece le risorse, tradiamo dagli Stati Uniti. Continuiamo a fare i militari, ma. Qua. Eccola qua, la German Confederal Union. Mi hanno preso i territori, niente. È proprio script di gioco. Comunque, cioè, noi abbiamo reclamato tutti quelli che erano i territori francesi. Oh, la Spagna! Non è finita. È la crociata finale contro il fascismo. Signori, la crociata contro il fascismo in Europa non è terminata. Ci sono ancora due nemici che devono essere intercettati e sconfitti. Perciò io vi dico che da questo episodio è tutto. La serie non finisce qua. Prossimo episodio, Spagna e forse Italia. Tutto questo è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio.